Buonasera e bentrovati studenti, spero stiate bene. Il corso di Principi e Fondamenti sta per concludersi. Avremo ancora 3 o 4 lezioni e le dedicheremo a un tema, tra l'altro, di nodale e fondamentale importanza per il servizio sociale, il codice deontologico. Tra l'altro anche con la fortuna, qualche modo di poterci dedicare a un testo rivisto, riaggiornato, che entrerà in vigore dal 1 di giugno del 2020. Testo che avete già a disposizione, che vi ho caricato sul portale di Learning e che mi auguro voi abbiate già letto. Qualcuno di voi mi ha già scritto, il codice sprona, come posso dire, fa suonare alcune corde perché maneggia con molta delicatezza principi, valori, ai quali l'operatore sociale deve fare riferimento. E uno strumento estremamente utile sia per dare senso al proprio lavoro che per aiutare il professionista in campo sociale ad affrontare le situazioni critiche e dilemmatiche. Ma per arrivarci abbiamo fatto un piccolo cammino e abbiamo approfondito tante questioni legate al servizio sociale. Questo perché è nella natura di Principi e Fondamenti. Principi e Fondamenti è una delle materie professionalizzanti. Il corso degli assistenti sociali è in quanto tale ha il dovere di mostrare quelle che sono le peculiarità della professione. È evidente che non può permettersi di sanare ogni dubbio e di entrare nel dettaglio delle questioni, ma demandandone poi appunto l'approfondimento ai corsi che nel corso del triennio andrete frequentando. Quindi, demandando ad altri corsi il dettaglio, l'approfondimento dei contenuti, coglievo l'occasione per ripercorrerli così che si possa comprendere quanto l'uno sia connesso all'altro. Siamo partiti, ricordate, definendo il servizio sociale. Una definizione che ha avuto origini lontane, più definizioni che hanno avuto origini lontane. Siamo partiti dalle definizioni dei primi del Novecento sino alle più recenti di tiratura internazionale. È stata l'occasione per comprenderne l'evoluzione, ma anche per capire, come posso dire, l'estensione e la complessità del lavoro dell'assistente sociale. Un servizio sociale di fatto sempre più internazionale, uno sguardo verso il quale ciascuno di noi dovrà sempre di più tendere, anche solo banalmente nella consapevolezza che il confronto arricchisce, pur nel rispetto delle specificità di contesto. Abbiamo dedicato poi del tempo alla conoscenza della storia del servizio sociale con uno speciale affondo sul servizio sociale italiano. Anche qui ricorderete che il servizio sociale, quanto professione, nacque in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Stiamo parlando della metà degli anni 40, un periodo ovviamente
fatto di devastato dalla guerra, dove c'era un forte bisogno di ricostruzione. Gli organismi internazionali supportarono ovviamente i paesi alleati nel ricominciare e nel ricostruire. Il supporto che diede l'UNRWA lo diede anche adottando e presentando strumenti di servizio sociale in grado di promuovere il cambiamento e agevolare la ricostruzione. Un periodo nel quale gli operatori ancora da noi non formati iniziarono a comprendere il valore del lavoro sociale e incominciarono a dargli un senso. Nacquero le prime scuole, seppur fortemente eterogenee, evolvettero i bisogni, cambiarono le condizioni economico-sociali. Questo ebbe evidentemente poi un impatto forte anche sulle politiche sociali e sulla natura del lavoro dell'assistente sociale, che sapete essere fortemente interconnessa alle caratteristiche sociali e ai bisogni della popolazione, ma anche alle condizioni economiche, al contesto normativo e agli indirizzi di politiche sociali. Abbiamo poi dedicato del tempo alla conoscenza del processo metodologico. Più volte ci ho tenuto a ricordarvi quanto il lavoro dell'assistente sociale sia un lavoro professionale, in quanto tale. Legittimato dalla scienza, non solo, ma anche riconosciuto formalmente. Non è un caso che vi abbia elencato e presentato i testi normativi che l'hanno istituita la professione in campo sociale, che ci hanno legittimato formalmente e che hanno istituito gli ordini e approvato i codici deontologici. Stiamo parlando degli anni 80 e degli inizi anni 90, periodo nel quale la formazione prima regionale e quindi comunque anche eterogenea, è diventata a tutti gli effetti una formazione nazionale e attuata all'interno del contesto universitario, strategico per il servizio sociale in quanto gli ha riconosciuto quel valore teorico-scientifico che di fatto gli appartiene. Vi accennavo al processo metodologico, uno strumento operativo che si compone di fasi e che ci permette di progettare, pianificare, attuare e verificare un intervento. Ci siamo soffermati, vi dicevo, sulle varie fasi del processo metodologico e colgo l'occasione per rinnovare l'importanza della
della cura, nella lettura, nella raccolta e nella lettura dei dati. Questo perché è un elemento che poi condiziona inevitabilmente la stesura delle ipotesi, la pianificazione dell'intervento, l'attuazione e l'esito del nostro lavoro. Lo sforzo che dovrete fare sarà quello di raccogliere il dato il più oggettivamente possibile, evitando di interpretarlo o evitando di selezionarlo a priori. Purtroppo è un rischio nel quale spesso l'operatore sociale incorre, soprattutto quando porta sulle spalle anni di esperienza. Un'esperienza che fuori di dubbio agevola perché in virtù della sperimentazione e della saggezza frutto dell'esperienza facilita anche un po' l'attuazione linee tecnico-professionale. Contestualmente corre il rischio probabilmente di filtrare, comunque già di orientare la diagnosi e di sfalsare l'analisi e quindi poi di progettare erroneamente un intervento che potrebbe risultare anche inefficiente e inefficace. Quindi ricordatevi di quanto sia prezioso raccogliere in modo oggettivo il dato. Questo anche perché ciascuno di noi ha un'appartenenza, come posso dire, anche sociale e culturale, quindi la nostra essenza in qualche modo potrebbe correre il rischio se non adeguatamente orientata e governata di sfalsare la rilevazione e la lettura del dato. Non ultimo e assolutamente non meno importante è stato poi l'affondo sulla metodologia, sui modelli, scusatemi, teorico-operativi di servizio sociale. Il modello rappresenta uno schema cognitivo che ci aiuta nell'orientare la pratica professionale. Si avvale di teorie di riferimento che danno un senso al nostro lavoro. La presentazione che ne abbiamo fatto è una presentazione sicuramente non esaustiva, però abbiamo compreso quanto diversa potrebbe essere l'azione del professionista in campo sociale, in quanto potrebbe essere orientata alla persona, ai gruppi o alla comunità. Non abbiamo la possibilità purtroppo di provare ad applicare i modelli teorico-operativi. Ho invece potuto sperimentare, seppur a distanza, l'applicazione del processo metodologico. Così che vi possa essere possibile comprenderne il senso e capirne l'applicabilità. Vi lascerei con
altre piccole ma preziose informazioni. Non dimentichiamoci che la storia che ci precede, quindi la storia del servizio sociale, ci connota. Conoscere l'origine del servizio sociale italiano ci permette di poter comprenderne le specifiche, le peculiarità attuali. Contestualmente, io credo e spero abbiate compreso quanto sia importante avvalersi delle scienze sociali, e non solo, ma in primis delle scienze sociali, per dare legittimità al nostro lavoro. Il lavoro dell'assistente sociale non è un lavoro dettato dal caso, non è un lavoro istintivo, è un lavoro che segue un metodo e che è importante che di fatto sia mostrato. Noi operiamo in modo scientifico ed è importante che le istituzioni o comunque i professionisti, ma anche le persone con le quali entriamo in contatto ne possano prendere coscienza. Quindi non dimenticatevi mai di mostrare la vostra competenza teorica. Deve uscire dal vostro lavoro. Questo perché dobbiamo assolutamente contribuire ad alimentare una visione del servizio sociale fortemente connotato dalla conoscenza e dalla scienza. Il servizio sociale però è anche fatto di norme giuridiche che orientano il nostro lavoro. Pensiamo banalmente ai diritti fondamentali delle persone e alle tipologie d'utenza che meritano particolare attenzione, per esempio i fanciulli, oppure le persone in condizioni di emarginazione e di povertà, oppure le persone vittime di violenza. La norma, ovviamente, riconoscendo uno stato di sofferenza o una condizione di fragilità, legittima il nostro lavoro, ma abbiamo anche ricordato, non abbiamo ancora parlato, ma che anche di fatto le norme deontologiche sono per noi dei pilastri a cui dobbiamo fare riferimento. Io ricordo alcuni anni fa una docente super esperta di servizio sociale ribadì più volte di quanto fosse necessario che l'operatore sociale operasse con affianco il codice deontologico. Per noi è uno strumento di lavoro indifferibile e insostituibile. Dovremmo arrivare al punto di poterlo conoscere a memoria. Però è ovvio che i concetti sono declinati in modo schematico, quindi il lavoro che bisognerà fare sarà quello di sviscerarne i concetti, dandogli un senso. Non dimentichiamo però che è possibile svolgere le professioni d'aiuto, tra cui anche il lavoro dell'assistente sociale, se c'è comunque una forte motivazione. Questo è fondamentale, su questo vi dovrete sempre interrogare. Ci deve essere un trasporto e una propensione, perché il lavoro in campo sociale richiede anche delle competenze nella gestione dei conflitti, nella gestione delle emozioni.
mette molto in gioco, ma altrettanto ti dà il servizio sociale. Dobbiamo costantemente tenerci aggiornati, la conoscenza è il pilastro di fatto della scienza e anche della professione degli assistenti sociali. Credo abbiamo anche compreso che la persona o comunque i soggetti con cui entriamo in relazione sono soggetti portatori di competenze. Questo è il punto nodale fondamentale. In quanto tali, contribuiscono alla costruzione di percorsi, di progetti, di intervento. E per ultimo, poi vi lascio, non dimenticatevi che è il fare, che ci permette di pensare e di cambiare. È l'esperienza. È anche l'esperienza, non soltanto la conoscenza teorica che evolve e che dobbiamo sempre costantemente, evidentemente, aggiornare, ma è anche l'esperienza che ci insegna. Ed è grazie all'esperienza che cogliamo il mutamento, il cambiamento, ed è l'esperienza che ci induce a trasformare a volte delle consuetudini operativo professionali che non sono più in grado di soddisfare i bisogni delle famiglie, ma anche del territorio o di un'organizzazione. Bene, io vi lascerei, spero che possiate farne tesoro, mi auguro che vi permetta di poter riflettere ulteriormente sulla professione e sulla motivazione, con la consapevolezza che questa competenza riflessiva e critica sia poi una risorsa, anzi lo debba essere, nell'espletamento della professione in campo sociale. È stato un piacere, vi saluto. Alla prossima e spero stiate bene. Buona serata.